Le fonti TG New Insurance, ben trovati in nostra compagnia. L'apertura è per BNP Paribas Cardiff, è essenziale pensare alla sostenibilità del paese e le assicurazioni dovranno calibrarsi per questa nuova normalità. Bisogna scrivere ora un patto per una rinnovata fiducia, giacché le persone non sono mai state così pronte ad affidarsi agli assicuratori come in questo periodo. Sono le parole di Isabella Fumagalli, CEO di BNP Paribas Cardiff, appunto, che in collaborazione con Ipsos per il secondo anno consecutivo ha realizzato una ricerca internazionale che evidenzia incertezza e paura nei cittadini italiani, in particolare per il mondo del lavoro e il reddito. Nella presentazione dello studio è emersa dunque la volontà di realizzare un mercato assicurativo più accessibile con un chiaro mandato positivo e sociale. Parliamo adesso di produzione vita. Nel mese di marzo la nuova produzione vita raccolta in Italia dalle imprese italiane e rappresentanze di imprese extra Unione Europea è stata pari a 9 miliardi, l'ammontare più alto dell'ultimo quinquennio e in aumento del 90% rispetto allo stesso mese del 2020. Nel primo trimestre dell'anno, questi sono i dati ANIA, i nuovi premi vita emessi sono stati pari a 24,1 miliardi, in crescita anche il volume di nuovi premi di ramo primo, ramo quarto, premi attinenti a forme di puro rischio e prodotti multiramo, in netto calo invece quelli di ramo terzo. Le polizze a premio unico continuano a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai contraenti per una quota pari al 95% del totale in termini di premi e al 60% in termini di numero di polizze. Lemonade prepara la sua polizza auto. Cambiamo argomento. L'insurtech Lemonade si appresta a fare il suo ingresso nel mercato delle polizze auto e entro fine anno verrà presentata ufficialmente la nuova soluzione battezzata Lemonade Car. Lemonade Car, ha commentato il fondatore della società, farà ricorso alle nuove tecnologie per gestire le emergenze e liquidare rapidamente i sinistri. Offrirà tariffe molto vantaggiose ai guidatori prudenti e sarà particolarmente attrattiva per i possessori di veicoli elettrici e di vetture a basso impatto ambientale. L'annuncio segnerà definitivamente l'ingresso di Lemonade in un mercato assicurativo di massa, dopo che era già stata presentata nel 2020 una soluzione dedicata ai possessori di casa, un prodotto per gli animali di compagnia e più recentemente anche una polizza temporanea caso morte. Continua a parlare in qualche modo di auto perché Telepass lancia Telepass Assicura, l'annuncio di una soluzione RC Auto dedicato agli oltre 700.000 clienti del servizio Telepass Pay, dando vita così a Telepass Assicura. Attraverso la partnership con Great Lakes Insurance, Telepass intende cogliere le opportunità dell'innovazione tecnologica in ambito assicurativo, forte della propria esperienza nella gestione dei pagamenti e nell'analisi dati grazie al dispositivo Telepass già installato sulle auto. Lo ricordiamo, Telepass Assicura creerà un'offerta assicurativa senza bisogno di installare black box aggiuntive né ricorrere a ulteriori raccolte dati. Il primo servizio offerto è la garanzia RC Auto, a cui sono abbinabili altre 10 garanzie accessorie. Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass, dichiara: Telepass non è un assicuratore, ma vede un grande spazio di innovazione nel mondo insurtech, così come è avvenuto negli ultimi 5 anni nel mondo dei pagamenti digitali. L'ultima notizia riguarda la Cina, lo stop da parte della Cina alle big tech. Pechino mette un freno, così è deciso, ai comportamenti scorretti e alle pratiche monopolistiche del settore internet. Le grandi piattaforme, affermano le autorità cinesi, non sono fuori dalla portata delle leggi antitrust, né possono essere terreno fertile per concorrenza sleale. Si parte con lo stop per i giganti tecnologici cinesi come Alibaba e Tencent. Dopo le aspre critiche al governo centrale, il vicepresidente cinese ha affermato di avere il compito di cercare un nuovo equilibrio tra innovazione finanziaria, crescita, sicurezza, e se fino a questo momento l'antitrust cinese aveva lasciato campo libero alle imprese di internet, sembra adesso abbia fatto marcia indietro. Il Consiglio di Stato inoltre ha annunciato nuove regole per disciplinare le transazioni finanziarie ed economiche di internet, in arrivo entro il giugno del 2021. Questa era l'ultima notizia, questo è Le Fonti TG New Insurance.